Allora, cari amici, siamo qui con un ragazzo di Roma, anzi un altro ragazzo di Roma, che viene attaccato con queste armi ad energia diretta e viene manipolato attraverso armi psicotroniche. Purtroppo questo ragazzo, avendo queste gravissime patologie, sentendo le voci e avendo questi gravi disturbi, gli si stanno creando delle situazioni che lo stanno portando a una incapacità di gestire una tecnologia del genere e che porta la sua credibilità molte volte a una credibilità distorta. Adesso lui ci spiegherà che cosa gli accade, come lo attaccano e le manipolazioni che gli stanno creando e i gravi problemi che gli stanno creando anche con le altre persone che lo circondano. Sì, Allora, ok. spiegami tutta la tua Beh, situazione. le mie situazioni, niente, praticamente io ho a che fare con criminali, mafiosi che hanno totalmente invaso la mia vita privata, che mi odiano ferocemente, mi hanno messo totalmente sotto controllo, totalmente. Addirittura mi fanno seguire pazzesche, allucinanti, come se fossi un terrorista quasi. E niente, praticamente mi hanno messo questa cosa nella testa. Io adesso non so se tramite microchip o tramite controllo satellitare, non so che dirti, ma io ho una voce nella testa ormai da. È successo la prima volta nell'estate, sì, 2010. Niente, praticamente stavo in un parco vicino a casa mia, distante 1 chilometro da casa mia, ed da quel momento ho sentito la voce di questa persona che sentivo dentro casa già da prima, da un anno e mezzo prima, un bombardamento 24 ore al giorno che mi dice le peggio cose. Lo Le fanno apposta, lo fanno peggio, apposta. esatto, di tutto mi dice, insomma, mi dice che sono fallito, che devo morire, insomma, mi dice le peggio cose. E poi nell'estate del 2010, praticamente ho sentito questa voce anche fuori casa, in questo parco. Praticamente è successo come se, hai presente un'onda del mare? Sì. Ecco, un'onda del mare che si avvicina. Perché noi abbiamo fatto dei test a Villa Pamphilj, ovviamente con dei misuratori di campo, un elettroencefalografo, queste cose qui, e parecchie persone che hanno fatto il test sembrava che stavano bene, cioè gli diminuivano determinate frequenze sul corpo e quindi gli si attenuavano determinati disturbi, addirittura gli acufeni scomparivano, gli scomparivano tutte le frequenze Ecco, quelli elettromagnetiche. acufeni io li sento a casa. Spesso sento questi acufeni, proprio questo ronzio. E poi ti dirò che ho notato che sento la voce più forte in determinate circostanze. Per esempio sull'autobus, sul treno, come se, appunto, non so, un collegamento satellitare tra l'autobus e il satellite. Non so perché gli autobus sono controllati tramite satellite, da quello che so, no? Mi Sì, la sembra. maggior parte con gli ultimi sistemi, sì, addirittura pure le telecamere degli auto sono controllate attraverso il sistema satellitare. Guarda, in determinati punti, appunto, come dicevo, l'autobus sul treno la sento ancora più forte. Non lo so, forse pure se avessi dei microchip nel corpo. Io, guarda, ho fatto anche un attack a gennaio, da cui non risulta nulla. Lo so, perché loro usano le frequenze dirette ad onda convogliata, no? Però ti posso dire questa cosa. Qualche giorno prima che sentissi la voce fuori casa, in quel Sì. parco che ti dicevo, nel senso che ho percepito, ho visto un uomo accanto a me mentre dormivo, ed è l'unica cosa che ricordo di quella notte, nel senso che io pensavo che quello fosse stato un sogno. Poi dopo che ho scoperto questa cosa delle armi psicotroniche, cioè 2 anni fa, perché io l'ho scoperto solo 2 anni fa di queste armi psicotroniche, non 6 anni fa, insomma. E allora dopo ho ripensato a questa cosa. È possibile che mi hanno inserito un microchip nel mio corpo, che non è detto che sia nella testa, può essere che ne lo so, nello stomaco, che ne so, nella spina dorsale, non lo so. Fatto sta che comunque qualche giorno dopo ho sentito la voce, come ti ho detto, in un parco vicino a me, che si avvicinava con un'onda del mare. Vabbè, loro ti fanno sentire tutti i suoni simulati, ti possono far credere di tutto, eh? Possono far credere che sono i tuoi parenti, che sono i tuoi amici. Ah, guarda, questa è una persona realmente esistente, che mi dice di tutto. Di Sì, tutto. però loro possono mettere la modifica del timbro vocale, cambiando Sì, l'algoritmico, e farti è credere vero. che è quello, che è quello, Che è che è quella quell'altro. persona, cioè, se io qua, guarda, hai ragione, hai ragione. A me mi facevano credere che era una Possono. signora morta,
che stava nel mio palazzo e che io sentivo i morti al cimitero, mi facevano questo giochetto. Poi sono entrati in chiesa e mi hanno incominciato a far sentire delle voci nella testa, come se erano le persone che pregavano e che io sentivo le persone che pregavano. Ma in realtà non era possibile questa cosa, lo facevano apposta, perché così andavo dal dottore, dicevo: senti, vado al cimitero, sento i morti, pure vado in chiesa, sento le persone che pregano, oppure sento i santi che mi parlano in testa. Ho capito, il dottore che fa ti riempie di psicofarmaci, perché l'obiettivo è uno di quelli, no? Farti passare un pazzo, no? Sì, perché ci fanno perdere la credibilità. Quindi qualunque cosa che ci fanno, qualunque persona che ci vede dice: vabbè, questo è matto, è malato di mente. Esatto. E vedono dove siamo dentro casa. Noi abbiamo persone che sono andate in Russia, persone che sono andate in Lettonia, persone che sono andate alle Canarie, li attaccavano ugualmente come se stavano a Roma, addirittura gli parlavano in testa le stesse identiche persone. Non è possibile, no? Sì. E io, tra l'altro, io ho avuto una vita difficile, molto difficile, perché nella mia famiglia è successo di tutto. E figurati se io voglio raccontare una storia del genere. No, lo sai che cosa fanno? Che attaccano le famiglie delle persone che vengono poi sottoposte a trattamenti di controllo mentale, perché le buttano giù psicologicamente. Sì. Una volta buttate giù, loro incominciano ad amplificare tutti i tuoi traumi psicologici. Sì. Quando viene attaccato e manipolato. Esatto. Una volta che ti hanno creato un profilo psicologico, un profilo cerebrale, ti incominciano ad attaccare sulle cose che a te ti danno più fastidio. Ti attaccano sui tuoi punti deboli e poi ti amplificano i punti di piacere, perché così loro possono attaccarti, crearti danno e poi metterti la frequenza del sorriso e farti stare bene. Poi il giorno dopo ti riattaccano con la stessa identica frequenza e ti ributtano giù psicologicamente. Sicuramente. Pensa, c'ho un militare, un soldato che in questi giorni ci siamo sentiti e tutti parlavano di questo telecomando per la telepatia artificiale. Questo soldato mi ha detto: io ce l'ho sto telecomando, perché l'ho comprato quando sono stato all'estero, così. Mi ha detto: non è quello che dicono loro, che spara le frequenze, la gente in testa si sente le voci. Dice: quello serve per fare il lavaggio del cervello, nel senso, ti metto una musica in testa, delle frasi minacciose, e poi ti parlo con un microfono e ti dico: adesso mi devi dire questa cosa, se no continua a fare questa cosa. Dice: questo serve per fare proprio il lavaggio del cervello, ma non è che spara le frequenze a distanza. In qualche modo riescono a spararti questa cosa nella testa, o che ultrasuoni, o ma non lo so. Fanno con armi ad energia diretta satellitare, che quella è una tecnologia che ti prende in tutte le parti dove vai, pure se sei sotto la metropolitana ti prende. Il deserto e usi un telefono satellitare, quello funziona. Col satellite quello funziona esattamente, noi, no? Certo, perché il nostro corpo è un'antenna, un microchip nel corpo per localizzarti dovunque sei, oppure no? Ma potrebbe usare anche il cellulare del tuo cellulare, perché già c'è il collegamento GPS che si collega attraverso la posizione, no? del cellulare stesso. Esatto, è vero, questa è un'altra cosa, vero? Perché tanta gente pensa che spengono i telefoni e dice: ho risolto il problema. No, il telefono, se non levi la batteria e non stacchi funziona sempre. La gente non lo capisce questo. Sì, è vero, è sempre collegato. Cioè, la notte ti creano attacchi, disturbi, incubi. Sì. Dunque, anche la notte sono costretto a subire questa voce, talvolta è anche forte, molto forte. E devo per forza dormire con la radio accesa. Sono costretto a dormire con la radio accesa, altrimenti non riesco a dormire. Cioè, la frequenza del sonno può essere armonizzata attraverso la musica che ti tranquillizza. Sì. E esatto. Quella è un'ottima terapia, perché diventa come la sound therapy. Aspetta, sto cambiando punto, perché io ti sto parlando fuori, perché da dentro casa non posso parlare. Me lo immagino. Aspetta, dilla questa cosa, però, che a causa di questi gravi problemi non puoi più stare a casa serenamente. È un bombardamento, guarda, un bombardamento. Ma l'hai detto ai tuoi familiari, a qualcuno della famiglia? Questa della voce dentro la testa ho evitato di dirlo. Ma ho detto che appunto loro, un giorno ho sentito queste cose qui, che la voce di questa di queste persone cattive ha detto esattamente quello che stavo facendo in camera mia, e non poteva non saperlo per nessun motivo al mondo, se non tramite o telecamere nascoste
o tramite appunto questa tecnologia che mi mettono in contatto con loro tramite il mio cervello, appunto, e allora in quel caso vedo attraverso i miei occhi, in pratica. Bravo, hai capito anche questo. Questa tecnologia interagisce con i centri nervosi, perché il nostro corpo è un'antenna. Allora loro sparano le frequenze e decodificano tutti i parametri della nostra aurea fisiologica, ricreando un avatar che viene creato attraverso una scansione biometrica che opera attraverso una tecnologia transcranica e che crea la mappatura neurofisiologica applicata attraverso un decodificatore con un elaboratore di intelligenza artificiale che elabora in continuazione i nostri dati, le nostre frequenze, le nostre sensazioni, le nostre emozioni. Poi ci disparano queste frequenze. Per avere una tecnologia del genere, pensa, è incredibile, guarda. Lo so, perché noi tante volte non ci capacitiamo. Perché le forze dell'ordine non usano questa tecnologia per eliminare oppure per trovare terroristi, per trovare latitanti? Perché ovviamente questa tecnologia da una parte serve per fare delle presunte indagini e dall'altra parte ci fanno proprio spionaggio sulla popolazione, spionaggio sulle masse. Da cavie. Noi facciamo da cavie. Bravo, noi siamo cavie consapevoli e quando siamo consapevoli andiamo a fare le denunce. Cavie consapevoli se sai che esiste le armi psicotroniche, perché se non sai come non sapevo io 3 anni fa, finisci per diventare matto, capito? Bravo. Finisci per dirti di psicofarmaci pesanti e va a finire in manicomio. Certo, come tanta gente l'hanno rinchiusa all'interno delle case di cura, gli hanno fatto fare i TSO perché dicevano poi la verità. Io sento queste voci, mi parlano in testa, mi minacciano, quelli quando vanno al pronto soccorso la prima cosa che fanno, questa persona è arrivata in stato di delirio, ti prendono e ti mettono una settimana in TSO, perché è successo a molte vittime del controllo sociale. Sì, sì. L'hai ascoltata la mia radio web, Emiliano Babilonia Spreaker? Guarda, non ho ancora potuto ascoltarla, comunque l'ascolterò. L'intervista verrà messa su Emiliano Babilonia Spreaker, ci sono tantissime testimonianze anche di persone importanti e persone tutori della legge che parlano proprio del controllo mentale, ma molti testimoni di questi attacchi e queste manipolazioni, che parecchi stanno anche a Roma, pensa che addirittura un ragazzo stava nelle case popolari nel Residence Bravetta qui a Roma. E questo ragazzo dice che è stato attaccato e ha subito gravissime manipolazioni quando lui stava proprio dentro a Residence. Addirittura abbiamo riscontrato, avevo riscontrato io pure tanti anni fa, che sul Residence c'erano 4 ripetitori di antenne dei cellulari. E questo ragazzo mi ha dato la conferma, e poi lui lo metterà nella testimonianza sua che riferiremo, ha detto che la società dei telefoni ha regalato a tutte le persone che stavano all'interno dello stabile 2 telefonini di ultima generazione, però tutti hanno dovuto firmare la delibera che loro dovevano lasciare questi ripetitori sopra il tetto del palazzo. E dice che da quando hanno messo questi ripetitori sul tetto, ben 4, ci sono state persone che si sono suicidate, persone che sono entrate in gravissima depressione, persone che sono entrate in overdose, morti di infarto, morti di leucemie, di tumori, persone che sono impazzite, sono entrate in totale dipendenza da droga e da alcol. Purtroppo le frequenze sparate a manipolare la mente di una persona, quella persona poi gli può succedere di tutto, eh? Certo, noi abbiamo la frequenza dei 50 Hz della corrente elettrica che ci viene sparata addosso perché creano un elettroshock che deve destabilizzare le frequenze continue del cervello, e quindi noi abbiamo sempre una frequenza alternata fissa sparata sul corpo. Tutte le persone ce l'hanno queste frequenze addosso, ma noi che siamo più sensibili, che siamo ipersensibili ai campi elettromagnetici, come veniamo alterati da queste frequenze di manipolazione cerebrale o da queste frequenze di controllo, ci si amplifica tutti i disturbi all'interno del cervello e sul corpo. Ecco perché noi sentiamo i ronzii all'interno delle orecchie e sentiamo questi acufeni. Guardate che a tutte le persone torturate con queste armi, energia diretta, di essere forti, che loro sono più forti di questi bastardi maledetti, di questi criminali, di andare avanti, di vivere la propria vita e
non lasciarla vinta a questi maledetti mostri, ecco.